Parliamo ora del discorso del punto di vista della tartaruga. Allora, clicco sul pulsante home per far vedere la tartaruga e faccio un zoom per vedere bene questo discorso. Allora, noi è vero che abbiamo destra e sinistra, avanti e indietro, ma conta esattamente, dobbiamo vedere la posizione della tartaruga. Non dobbiamo pensare a come siamo messi noi, ok? La nostra destra non è sempre la destra della tartaruga, come si suol dire, perché chiaramente dobbiamo immedesimarci, analizzare la posizione della tartaruga. Quindi conta esattamente il punto di vista della tartaruga. Questo cosa vuol dire? Uso la barra per dare i comandi. Torniamo a usare la barra. Allora, se io gli dico forward 100, premo invio, effettivamente la tartaruga è andata avanti dalla sua posizione, ok. Ma ad esempio, se io gli dico, a questo punto gli do anche un'altra istruzione, gli dico right 90, ok, la tartaruga si è girata di 90 gradi, benissimo. Se adesso gli dico vai avanti, quindi ancora forward, ok, di 100, naturalmente mi farà questa cosa. Ora, se noi vogliamo far andare la tartaruga verso l'alto, dobbiamo considerare il punto di vista della tartaruga, che adesso è con la sua posizione, vedete, con la sua testa, è girata, ok? È girata verso il margine a destra della nostra pagina. Questo vuol dire che se noi vogliamo farla andare in su, se questa è la sua testolina, ok? Questa è la sua sinistra, questa è la sua destra. Se noi gli diciamo per vogliamo farla andare in su, dovremmo dirgli left 90. E in questo modo la tartaruga si è tirata su. Quindi a questo punto noi potremmo andare a dirgli forward 100 e quindi sale. Ok? Stessa cosa. Se vogliamo farla tornare giù, allora puliamo e facciamo un'altra cosa. Allora puliamo, la portiamo in home. Ok. A questo punto, se noi facciamo invece una rotazione tipo, vediamo che la testa è in. Noi il primo comando che abbiamo dato prima era forward 100 e naturalmente è andata in su. Ma se noi cambiamo e facciamo prima di dare quel forward, gli diamo una rotazione, quindi ad esempio gli diciamo left 180, quindi a rotazione di angolo piatto, premiamo invio, naturalmente la tartaruga, vedete che adesso la testa è in giù. Quindi se noi gli diamo lo stesso comando di prima, forward 100, naturalmente non andrà in su. Vi faccio vedere, torniamo indietro con lo zoom, ok, vedete la posizione, noi la eseguiamo, ok, è sceso, vedete, ok, non ha tracciato la linea perché, allora, pagina bianca, home, allora, facciamo così, left 180, benissimo, si è girata, gli diamo anche un pen down, quindi torna giù e a questo punto gli diciamo forward 100, ok, vedete che la linea è andata in giù, non dobbiamo aspettarci che avanti sia sempre verso l'alto e il back sia, ok, verso il basso, ad esempio, ma conta proprio il punto di rotazione della nostra tartaruga, perché se ad esempio io adesso, tra l'altro adesso, se noi volessimo farla andare verso la nostra sinistra, dobbiamo considerare appunto il punto di vista della nostra tartaruga. Questa è la testa, ok? Questa è la nostra testolina della tartaruga. Se voglio farla andare su questo lato, dovrò dirgli di girare a destra, right, ad esempio 60. Vedete che si è posizionata verso appunto, e a questo punto potrei dirgli forward 50. Allo stesso punto potrei dirgli back 100
e mi fa questa cosa, è tornata indietro da quel punto perché il suo back, ok? Il torna indietro, forward, back, ok? Right e left. Quindi dobbiamo sempre, quando disegniamo, dobbiamo anche sempre immaginarci la posizione della tartaruga. Dobbiamo un po' capire dopo l'istruzione che abbiamo dato, quindi dopo quelle istruzioni che abbiamo visto prima, dobbiamo cercare di capire in che posizione è la tartaruga. Ok? Riapro il file, ad esempio, di prima e vediamo una cosa. Ok, qui abbiamo i nostri quadrati, i nostri rettangoli, facciamo un pulisci. E tartaruga, ok. Se noi eseguiamo, vedete che la tartaruga, ok, è girata con la testa verso la nostra sinistra. Se noi, perché? Perché chiaramente l'ultimo comando che noi abbiamo dato è il forward 50, cioè avanti di 50. L'ultima rotazione è stata quella gira a destra di 90 gradi, quindi era prima testa in giù, girando a destra di 90 gradi, si trova dall'altra parte. Se vogliamo farla tornare su, quindi vogliamo che sia sempre posizionata verso l'alto e quindi che anche se noi andiamo a disegnare il nostro rettangolo e non vogliamo che sia una volta in un modo, una volta nell'altro, ma sia sempre nella stessa posizione, ok? È vero che noi possiamo girare, mettere un comando home e quindi partirà sempre da lì, ma supponiamo che noi invece non vogliamo che ogni volta dobbiamo ripartire da lì, ma vogliamo avere la libertà, ad esempio, di spostare la tartaruga e di fargli disegnare questo famoso rettangolo. Allora, puliamo, portiamola in home. Bene, aggiungiamo un'istruzione, quindi mettiamo un right 90 in questo modo. Se adesso noi eseguiamo, vedete che la nostra tartaruga è sempre a testa in su. Adesso clicchiamo sulla tartaruga, la spostiamo da un'altra parte e vedete che la nostra tartaruga disegnerà sempre, in qualsiasi punto noi la mettiamo, sostanzialmente il rettangolo sempre in questo modo. Perché abbiamo analizzato il punto di vista della tartaruga, abbiamo aggiunto un'ultima istruzione che la riporta sostanzialmente nella posizione iniziale, cioè a testa in su, in modo tale che partirà sempre dallo stesso punto, torna nel punto di partenza, guardate, ok, e torna a testa in su.